viaggio. È bello quando la situazione è a tuo favore, come in questo momento, perché comunque sono bastate due partite per cambiare sia la classifica, l'umore, un po' di tutto, giustamente di tutti. È brutto perché sappiamo alla stessa maniera che se incontreremo ancora difficoltà, e probabilmente le incontreremo, speriamo di no, ma le incontreremo, passiamo dall'essere criticati. Ma succede così da tutte le parti. L'importante, come ho sempre detto, è lavorare al massimo, col massimo impegno. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta. Credo che da quel punto di vista lì la piazza l'abbia capito, perché onestamente, nonostante i risultati difficoltosi, non hanno mai contestato più di tanto. Quindi onore e merito ai miei ragazzi che ci hanno sempre dato dentro. Non molliamo assolutamente, anzi abbiamo intensificato gli allenamenti, i risultati si stanno vedendo e speriamo di continuare così, anche se siamo in una situazione di super ultra emergenza, soprattutto domani. È un caso, nel senso che comunque lo Zoccolo Duro l'anno scorso ha fatto un gran campionato, quindi hanno una mentalità acquisita già da un paio d'anni e stanno facendo molto bene. Io, oltre alle loro prestazioni, porrei più l'attenzione alla crescita dei ragazzi, perché sono quelli un pochettino, non dico che sono l'ago della bilancia, ma ne abbiamo tanti che non conoscevano l'ambiente, tanti che non conoscevano magari il modo di lavorare che abbiamo, e io vedo onestamente una crescita importante da parte loro, ed è quella di cui abbiamo bisogno sia per noi stessi che per la crescita loro individuale, e quindi sono molto contento di questo. Chiaramente i nostri vecchietti, diciamo così, vecchietti, sono bravi nel farli sentire a loro agio e nel dargli gli stimoli e la mentalità giusta che, ripeto, abbiamo acquisito l'anno scorso. È chiaro che quando non vengono i risultati tutto è più difficile, si perdono le certezze che si hanno, però è bastato poco, qualche risultato per avere le acquisite e soprattutto per aver dimostrato quello che dicevamo da tanto tempo, che non possiamo assolutamente distrarci un attimo, perché nel momento in cui ci distraiamo diventiamo una squadra abbordabile da parte di tutti. Quindi dobbiamo continuare così e continuare a fare i punti che ci servono per raggiungere il più ampio possibile questo obiettivo. Partita che sinceramente mi preoccupa molto per la qualità del Sud Tirol, perché sta facendo un grandissimo campionato, li abbiamo visti giocare nei miei video, quindi è veramente una squadra di alto livello che sta praticando un buon calcio, quindi gli faccio veramente i complimenti. Mi preoccupa il fatto che comunque veniamo da due partite giocate con squadre, diciamo, di alta classifica, una blasonata, Renate di alta classifica, mentre Vicenza è una squadra comunque di blasone, con un ambiente sicuramente stimolante, e andare a giocare a Bolzano in un ambiente non altrettanto stimolante, ma non perché non sia bello, ma un po' lo stadio più piccolo, meno gente, sicuramente potrebbe portare, e spero che ciò non accada, e abbiamo lavorato soprattutto su quello, i miei ragazzi, da passare un po' la tensione. Nel momento in cui abbassiamo la tensione, l'abbiamo detto prima, diventiamo una squadra normalissima che possiamo perdere con chiunque, e quindi un po' mi preoccupa l'approccio a questa gara. Io credo e spero che i ragazzi abbiano raggiunto una maturità talmente elevata, anche perché la classifica è sì buona in questo momento, però non è che siamo sicuri, quindi dobbiamo continuare a mettere il fieno in cascina in questo momento, soprattutto che la squadra sta bene, anche se domani, ripeto, abbiamo tantissime assenze importanti. Ecco, appunto, abbiamo un'infermeria che non riesce mai a svuotarsi, ne rientra uno e uno esce. No, adesso purtroppo stanno rientrando in pochi, ne stanno uscendo, ripeto, giocatori che per noi sono fondamentali per il carisma che hanno, l'esperienza e le qualità, perché domani, oltre ai soliti infortunati, abbiamo l'assenza sicuramente di Levi e di Papa, che sono per noi due giocatori fondamentali in tutti i sensi, quindi sicuramente siamo, ripeto, in emergenza, però mi auguro che i ragazzi tirino fuori una prova di carattere come è stata soprattutto con Renate, e che questo sia uno stimolo per loro per far vedere che comunque siamo un gruppo e possiamo sopperire anche la mancanza di giocatori importanti. Da quel punto di vista lì sono sicuro che ci daranno dentro al massimo.